sono un nuovo iscritto, niente, ve lo leggo. Ecco. Contro l'olocausto da sterminio per ragioni di Stato, di giustizia penale, civile, amministrativa e tributaria. Amnistia per la Repubblica Democratica, intertransgenere, liberale, multiconfessionale, con i diritti umani e la conoscenza dello Stato sociale di diritto, coniugato, declinato e derivato attraverso le libertà civili, economiche e politiche di cittadini, imprese ed istituzioni. Il genere genetico è il verso del fenotipo, una torsione radicale, un risveglio universale nella direzione di quella che va chiamata sensibilità simbolica o transustanzialità simbiotica, e cioè la capacità dell'anima di percepire l'interrelazione multiversale di tutti gli elementi della realtà, del reale, dell'immaginario, del materiale e dello spirituale, in un'immensa tela di corrispondenze, di affinità anche rituali, anzi diversità percepibile, costituite nell'essere spesso, e diversità ineccepibile restituite all'essere contraspegno. Per certi diritti la nostra cultura accoglie in sé il mistero dell'altro come una realtà inaggirabile, non superabile, una nuova epoca del pensiero nella quale l'economia della verità e quella dell'etica vengono mutuate in una transizione continua che avvicina l'altro nel rispetto e nella salvaguardia della sua alterità. Forse è possibile partire da questa realtà corporea, affettiva, intellettuale. L'altro è un mistero che unisce civiltà del diritto e diritto umano alla conoscenza che non mi appartiene nel mistero, ma che posso trattare come interlocutore, come multilocutore del genere e del transgenere biodiversamente politico. Riconoscendo negli incerti diritti che l'altro è e rimarrà per me un mistero, posso rispettarlo come altro senza sottometterlo a una qualsiasi mia legge, ma semmai riconnetterlo al mio amore. Coniugare nella relazione con l'altro eticità e verità, considerando l'altro come mistero che è per me come una verità, certo, ma sempre sconosciuta e inappropriabile da me, non dominabile né universalizzabile. Trasmutare la relazione tra amore e verità. Rispettare il mistero dell'altro per amore comporta che questo rispetto di una verità mai mia modifichi il mio, il nostro rapporto con la verità. Invece di essere luce opposta all'oscurità, prestazione opposta alla prostituzione d'opera, conoscenza opposta all'ignoranza, la verità è luce che non rinuncia al mistero, luce che illumina senza svelare amore totale, mai autoritario né dogmatico, ma luce sempre condivisa tra due soggetti irriducibili l'uno dall'altro. Partiamo ora dall'affermazione di Aristotele. Anthropos, physei, politikon, zoon. L'uomo è per natura un animale politico. Soffermiamoci un po' su queste quattro parole. Anthropos. Non semplicemente uomo, ma genere umano, essere umano. L'essere umano completamente realizzato dal momento che forma e telos si implicano l'un l'altro, perché la causa formale fornisce l'immagine attraverso la quale, nell'interesse della quale e per la realizzazione della quale, l'umanità esiste. Non solo siamo, per natura, animali politici, ma siamo completi e realizzati compiutamente come animali politici. Physei. La materia è la struttura di fondo, la sostanza originaria, l'essenza, la natura, la realtà del genere umano è politica. Politikon, la polis, la città, la cittadella, la fortezza. La parola polis, per le sue radici etimologiche e i suoi derivati, significa moltitudine, folla, liquido, legato, per esempio a palude, versare, fluire, riempire, inondare, sommergere, galleggiare. Ha un significato collettivo, poli, multi. Come nel derivato latino pleo, plere, plenus, plerus, plebs, plus, plural. Polis, dunque, non tanto come istituzione, forme di governo, affari civici, quanto un insieme di più persone, una folla, una comunità. Il demos, si dice che Dionisio fosse la libertà prediletta del demos. Zoon, la forza animale della vita, una vitalità organica, un elan vital. Ogni singola persona, Zoe, era una delle principali parole associate a Dioniso. Se il sé, con la sua attrazione per l'interiorità riflessiva, non si riferisce a una scintilla immanente di un Dio trascendente, o a un germe, un seme, una verità, un centro, un nucleo di forza di volontà, ma invece è costituito da contingenze comunitarie, insorgenze umanitarie, esigenze ubiquitarie, dell'essere speranza globale, allora l'attrazione per l'interiorità si manifesterà necessariamente come un'attrazione per l'esteriorità, per le contingenze del campo ecologico reale, dove sono situato, con chi sono,
cosa sta succedendo ai miei animali, al mio cibo, ai miei mobili, cosa riversano nel tostapane, nel giornale, nel frigorifero, nel campo in cui mi trovo. Per trovare me stesso devo rivolgermi a queste cose, visibili e invisibili. Allora, per lavorare sull'inconscio, per favorire la mia crescita, la comprensione di me, per guarire le mie malattie, non dovrò più vagare nel sogno, passeggiare solitario nella natura, isolarmi per meditare, per analizzare, per ricordare la mia infanzia, in attesa che qualcosa dentro il mio cranio, dentro la mia pelle si riveli e mi guidi. Mi rivolgerò invece alle mie stanze, con le mie centusaglie, i miei conoscenti, con le loro relazioni, i miei vicini, con le loro preoccupazioni, perché questo fa conoscere il mio sé, perché di queste cose che mi sono costituito. Interiorizzazione della comunità significa accogliere dentro, interessarsi, prendersi cura di ciò che in realtà ci coinvolge e che ci fa infuriare. E l'immaginazione oggi, con la sua densità simbolica ed evocativa, ad essere danneggiata e ferita dai regimi che vogliono trasformare la regola del diritto naturale in norma impositiva e consuetudine di pochi, in legge per molti. Sono certi diritti ad avere bisogno di cura, di attenzione. Il mondo può essere rigenerato dal lavoro di distillazione che l'immagine sensoriale diversa e trasversa compie su di esso. Allo stesso modo, l'uomo che rimpara a immaginare l'altro diversamente ritrova la generosità e l'integrità del mondo cui appartiene converso l'universo. Grazie.